da investire.biz e Enrico Lonati. Ci troviamo in questo momento davanti allo stadio Panathinaikon, lo stadio famoso per essere stato il primo a dare luogo alle Olimpiadi moderne. Qui si ritrovano i sostenitori del sì, mentre invece i sostenitori del no si ritrovano a Piazza Sintagma, dove andremo più avanti a fare un servizio. Al momento le piazze sono deserte, la piazza qui davanti al Panathinaikon è deserta, quindi non ci sono sostenitori. Ieri ci sono stati gli ultimi comizi e c'era molta più gente in Piazza Sintagma di quanta non ce ne sia stata qui davanti allo stadio del Panathinaikon. 5.000 persone qua, quasi 50.000 nell'altra piazza. L'idea che ci siamo fatti è che chi vuole far cambiare le cose, chi vuole far sentire la propria voce, sostanzialmente lo fa con maggior forza, ed è il motivo per il quale l'esito del referendum non è affatto scontato. L'altra idea che ci siamo fatti è che sostanzialmente sono i più ricchi che tendenzialmente voteranno sì, mentre invece i più poveri sono più per uscire dall'euro, dall'eurozona. Chi ha poco da perdere vuole cambiare le cose, chi invece ha molto più da perdere, come ad esempio una persona di mezza età che abbiamo incontrato precedentemente, invece vuole mantenere quello che è lo status quo. Entrambi comunque sono convinti che non cambierà niente dall'esito del referendum e che comunque si andrà avanti a trattare ad oltranza.